Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo e sesto episodio su Pokémon Violetto su Nintendo Switch. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto il nostro primissimo potenziamento per Miraidon e possiamo effettivamente, finalmente andare veloci tenendo premuto, meglio cliccando una volta. Oh, che bella sgommata! L'analogico sinistro. L'abbiamo sconfitto dopo aver fatto la palestra nell'episodio ancora prima, in questa città in cui siamo adesso. L'abbiamo sconfitto esattamente qui. Mentre nell'episodio di oggi andiamo ad affrontare, come vedete qua, la medaglia di del team buio del capo del team star. Cerchiamo di vedere un po' cosa riusciamo a scoprire durante tutto questo tragitto qua. Che poi arrivati qua, facciamo una deviazione, bla bla, arriviamo qua, andiamo alla grande. E poi facciamo un piccolo pit stop in questa città qua, a Garrafopoli, per avere poi il fast travel, in modo tale di essere belli comodi. Però domanda del giorno, dato che la faccio sempre, quasi sempre inizio episodio, vi voglio chiedere: qual è il vostro tipo di capopalestra preferito? Visto che ci siamo, comunque potrebbe essere una buona domanda da farvi per iniziare. In descrizione, come al solito, trovate anche i link per seguirmi un po' ovunque. Direi che tra le tante cose, adesso ce ne andiamo zitti zitti, tranquilli tranquilli, verso appunto la base del team buio, per vedere un po' se riusciamo a sconfiggerlo con la squadra che abbiamo adesso. Perché abbiamo Sharkadet al 16, Lechonk al 16, Floragato al 21, Wooper al 16, Pikachu al 15 e Starvia al 18. Questo Pokémon che vedete qua è fortissimo, ve lo consiglio un sacco, ma proprio un sacco, un sacco, un sacco, perché diventa Erba Fuoco. Diventa un Pokémon incredibile. Beh, facciamogli braciere. Facciamogli vedere un po' chi comanda. Se tentenno non mi arrabbio. Facciamo finta di non aver visto nulla. Facciamo finta di non aver visto quello che è appena successo. Che è meglio. Tanto il buon Sharkadet. O Charkadet. Ma penso Sharkadet dovrebbe fargli i buchi. Tanto lui è erba, quindi male che vada fa ste mosse qua. Poi il prima possibile ovviamente lo evolviamo, eh. Lo facciamo diventare, dato che io gioco violetto, Armor Rouge. Bello Armor Rouge, mi piace da impazzire. Però, io metterei Floragato primo adesso. Perché qua il territorio inizia ad essere roccioso. Quindi, come vedete, questo è un ottimo percorso per livellare appunto con Floragato. Cioè, guarda, glielo mandi contro. Le one shot a tutti. Non subisci danno, non subisci niente. Tu zitto zitto passi. Questo è il Pokémon con Leotro nuovo. Che, come avete visto, comunque ce l'aveva la capopalestra, la prima che abbiamo affrontato. Qua è pieno di Pokémon interessanti, ve lo assicuro. Facciamo una cosa. Facciamo una cosetta. Allora, se lo trovo, vorrei catturare un Mankey. C'era questo qua che abbiamo appena sconfitto, che era qua in mezzo. Voglio vedere se ha uno spawn basso o alto. Penso comunque abbastanza basso. Come vedete, comunque gli allenatori non sono più obbligatori e sta cosa... Eccolo lì! Sta cosa mi rende un po' triste, posso essere onesto. Che non hai più il voler scappare dagli allenatori. Puoi passare tranquillamente davanti. Quanta vita ho? Oh, ho abbastanza. Facciamogli foglia magica. Non gli dovrei fare molto. Dato che ho detto che non abbiamo un tipo lotta. E un tipo lotta potrebbe essere, insomma, la chiave vincente. Catturiamolo. Mettiamolo in squadra al posto di Lechonk. Che tanto, ve lo assicuro, non diventa né forte né bello. Anzi, orribile. Mankey è stato catturato, perfetto. Lo registriamo nel Pokédex. Anche quando è di buon umore, solitamente può abbandonarsi all'ira da un momento all'altro per un non nulla. Aggiunge la squadra. Lo mettiamo al posto, appunto, di Lechonk. E non c'è neanche troppa differenza di livello, eh. Perché se vedete, cioè, passiamo dal 16 al 15. Cioè, siamo lì, eh. Gli faccio fare un paio di sfide, così... E siamo a posto. Lo facciamo risalire. Oh no. Oh no, ho beccato Sharkadet. Vedete, una cosa che non mi è piaciuta, che ho detto, è che i Pokémon a volte sono piccolini e non li vedi mentre passeggi. Letteralmente non li vedi. Che ci sta. È comunque un'evoluzione giusta. Perché immagino sia così anche nel mondo Pokémon in generale, comunque nell'anime, quelle robe lì. Scusatemi un attimo, devo ricontrollare la strada perché a memoria non me la ricordo. Sì, il percorso è giusto, è obbligatorio. Qua in zona io sto dando un'occhiatina per vedere se c'è qualcosa di interessante. Ma purtroppo
come avevo già semplicemente detto, in fase di recensione non c'è chissà cosa. Questa è la pre-evoluzione di quel Pokémon rana elettrico che abbiamo visto nei trailer. È letteralmente un girino che vola. Terribile. Lo amo. Una cosa che invece trovo terribile è il fatto che abbiano tolto la cattura da fuori la lotta. Come invece era su Leggende Pokémon Arceus. Che a mio parere era di un bello... Era bellissimo poter lottare. Era bellissimo poter lottare proprio col Pokémon senza dover usare il proprio Pokémon. E sfruttando le Pokéball. Cioè gli tiravi le Pokéball fuori dalla lotta. Gli tiravi gli oggetti. Quello era proprio bello. E è un dispiacere che l'abbiano tolto. Abbiamo trovato una Mega Ball. Che cosa buona e giusta. Ce l'abbiamo il picnic? Sì, eccolo qua. Il picnic ovviamente serve per fare... Bello questo Mudray. Mudray. Serve per fare le uova anche. Quindi avete un posto portatile dove sganciare gli ovetti. Anche questo è nuovo. Questo diventa una sorta di pennuto. Si diventa un volatile. Molto carino. Che sembra tipo un mix tra uno struzzo e Cleopatra. A me piace un sacco. Non è bello a livello oggettivo. È un Pokémon un po' strano a dire la verità. Oh, guarda chi c'è. C'è Chewtle. Quanta esperienza darà Chewtle? Ma non penso tanta, eh. In realtà penso poca. Sì, non è data tanta. Mi ero tra l'altro perso guardando il fondale. Guarda Monkey, guarda Monkey. Aggressivo. Che appena ti vede ti vuole spaccare di botte. Ma giusto per curiosità, vediamo a che livello sono gli allenatori. È un giramondo biondo. Sto facendo l'autostop. Mi daresti un passaggio sul tuo Pokémon? È un giramondo ma è biondo. Non cambia nulla. Bellissimo. Ha un fungus. Ed è al 14. Ok, ci siamo come livelli. Ci siamo, non siamo troppo oltre. Perché il prossimo capo è intorno al livello 20. E non volevo livellarmi troppo. Anzi, volevo stare un attimino più basso. Perché come ho detto in recensione, alcuni li ho distrutti. Che poi ho bel modo di chiedermi un po' che passaggio, eh. Letteralmente mi mandi contro i tuoi Pokémon. Vabbè, almeno facciamo esperienza. Beh, hai qualcosa da dire a tua discolpa? Bastava anche un semplice no. Grande che mi dai 800 Pokédollari. Grande che mi fai diventare ricco. Allora, cambia posto. Mettiamo Starevia primo. Che adesso le cose si fanno serie, eh. Adesso le cose si fanno parecchio serie. Vediamo questo. Che livello è? Perché mi è venuto... ok, 16. Quindi anche i Pokémon selvatici sono a livello intorno al 16. Ok, siamo giusti, siamo giusti. Ok, giusto per qualche materiale. Perché a volte ti serve per, tipo, sbloccarli. Tu invece a che livello sei? E come ti chiamavi che non mi ricordo già più? Flittle. Ci sta che si chiami Flittle. Penso sia tipo Fly più Little. Flittle. Furitur. In giapponese. In realtà non è questa la pronuncia, però non diciamola a nessuno. Porca miseria. Siamo a metà strada. Vai, spaccalo di botte. Nel frattempo ci facciamo anche una bella curatina. Alla squadra. Ecco qua. Sì. Diamo una curatina, non sa mai. Che belle le insegne così. C'era un Deden, ho visto un Ice Q. Oh, bella squadra, però già me la immagino evoluta. Già me la immagino evoluta e avremo belle robe, eh. Non mi interessano i suggerimenti, te lo garantisco. Basta con i suggerimenti, centro Pokémon. Allora, avremo Staraptor, Primeape. Quindi avremo praticamente normale volante, lotta, facciamo prima coi tipi. Poi avremo Serulege. Mi viene da cambiargli il nome perché ancora non ce l'avevo mai avuto in squadra. Fuoco, spettro. Poi avremo acqua, terra. No, terra, veleno. Non acqua, terra. Terra, veleno. Perché sta rabbia mi sta girando intorno? Va bene. Pikachu, boh, si potrebbe togliere. E l'evoluzione finale di Floragato. Vabbè, erba. Non vi posso dire altro. Erba.
No, dai, Fenfi, in mezzo alle scatole così. Fenfi, ma che mi combini mai? Fenfi, amico mio. No. No, Fenfi. Fenfi. Sbucato dal nulla, ma chi l'aveva visto? Quindi devo andare sempre dritto in sostanza. Cioè non è che c'è molto da sbagliare, vai dritto. Esplorazione sì, ma neanche tanta. Che bello che drifto. Se vinco cosa? Che laggatina. Però che panorama con i mulini a vento. Certo che con tutta la tecnologia che c'è in sto mondo. Poi chi è? Ah, ho capito. Ehi, Frozen! Il dominante dei cieli dovrebbe essere da qualche parte su questa montagna rocciosa. Meglio fare attenzione durante le ricerche, cadono macigni belli grossi dalla montagna. Se ti beccano ti fanno fare un bel volo. Ma in groppa a quel Pokémon potresti riuscire comunque a resistere. Ed è esattamente lì, non so se lo vedete in fondo, in alto, che vola vicino alla montagna. Si chiama Bombardier quel Pokémon. Non è bello, non è forte, non è niente, ma dà... dà un'abilità pazzesca quando lo batti. Starevia, dove vai? Sono tutti quanti qua. Ok, bravissimo Starevia. Ecco qua, la strada è giusta. Dobbiamo andare sempre dritti. Qua si va ai mulini, ma... i mulini lasciamoli perdere, lasciamoli dove sono. Vediamo che Pokémon ci sono qua. Mudbray. Velox Ball, ottima. Può sempre tornare utile una Velox Ball. Ok, buono. Facciamo fare un po' di esperienza a Starevia, che comunque ci dà gli oggetti. E sta per fare pure il 20. Perfetto, ha appena fatto il 20. Ok, il nostro team è bello, bello carico, eh. Carichissimo. Abbiamo Mankey, che non vede l'ora di alzare le mani a tutti quanti i Pokémon. Si inizia già a vedere, eh. Si inizia già a vedere. Cosa c'è qua? Qua non c'è tantissima roba. Pietra dura. Meno male li ho evitati. Numel. Bello questo. Numel non l'ho mai trovato. Li sto trovando così per caso. Li sto tirando contro i Pokémon. Perché se li tiro ho comunque il Pokédex. La cosa mi garba tanto. Controlliamo la mappa, vediamo dov'è. Ok, dritto destra. Perfetto. Diciamo che mettiamo questo, questo e questo qua. E a breve capirete anche il motivo. Adesso ve lo faccio vedere. Si trova Gastly in zona comunque. Me l'ha segnato la minimappa a destra. Utilissima tra l'altro la minimappa che ti segna che Pokémon ci sono in zona. Eccoci qua. Sta suonando il Smart Rotom. Sono io, Cassiopea. Vedo che si avvicina una base del Team Star. Vuol dire che hai deciso di aiutarmi nella mia missione? Yes. Grazie, e con ciò anche tu sei diventata membro ufficiale dell'operazione Stardust. Un momento. Terribile. Il vostro discorso mi intriga assai. E tu chi saresti? Ma chissà chi è, eh? Sono Garof. Da quant'è che ci stavi spiando? Manteniamo la calma, non c'è motivo di agitarsi. Frozen mi conosce bene. Siamo amiconi, giusto? Sì? Oh, sempre la solita timidona, vedo. Guarda che noi abbiamo intenzione di affrontare il Team Star. Non stiamo mica giocando. Lo so, ho anch'io delle faccende in sospeso con quel team. E non per vantarmi, ma sono uno che sa il fatto suo. Sei fortunato che al momento ci serve tutto l'aiuto che possiamo trovare, quindi benvenuto. Fantastico! Ti ho sentito bene, hai detto che il tuo nome è Cassiopea, ma chi sei esattamente? Chi sei? Sono il pres... No, ti basti sapere che io e il Team Star abbiamo dei conti in sospeso. Capisco, allora non chiedo altro. Bando alle ciance, ora vi spiegherò in cosa consiste l'operazione Stardust. Qual è concretamente la nostra missione? Per farla breve, dovete penetrare nelle basi. Una volta lì, individuate le persone a capo di ogni banda, sconfiggetele e deponetele. Cioè? Vuoi che le costringiamo ad abbandonare il loro ruolo? Esatto. Il Team Star è composto da 5 bande, ognuna con la sua base.
Vicino a voi dovrebbe esserci giusto il cancello di una di queste basi, che è esattamente quella a cui siamo diretti, che è dietro di noi. Eccolo, lo vedo. Oltre a quel cancello c'è una delle basi che cerchiamo, e da qualche parte all'interno c'è uno dei capi banda che dovrete sconfiggere. Direi che ci sono. Il Team Star ha un rigoroso codice di condotta. Se qualcuno sfida un capobanda a una lotta, quest'ultimo è obbligato ad accettare. E per di più, se questo capo perde la sfida, è costretto ad abbandonare la posizione. Poco fa ho mandato a ogni base delle sfide... a nome tuo, Frozen. Una dichiarazione di guerra, in pratica. Insomma, ormai è ufficiale. Il guanto della sfida è stato lanciato. Quindi, basta sconfiggere un capobanda per fargli perdere il titolo. Senza un capo a tenere le redini, il resto della banda si sgrotolerà da solo. Ma c'è un problema. Le basi sono vaste e al loro interno vagano molti Pokémon pronti a fermare gli intrusi. Un allenatore mediocre non potrebbe neanche sognarsi di arrivare al capobanda, ed è per questo che abbiamo bisogno delle tue capacità. Manda capo i Pokémon all'interno delle basi e fai uscire allo scoperto i capibanda. Ma innanzitutto bisogna entrare. Per farlo occorre sistemare le guardie davanti all'entrata. E tu non ci darai una mano? Come ho già detto, io e il Team Star abbiamo dei conti in sospeso. Non posso collaborare con voi a viso scoperto, vi darò una mano da dietro le quinte. Io che ruolo ho in tutto ciò? Piacente, ma non posso di certo fidarmi del primo arrivato. Per ora penso a fare da palo fuori alla base e aiutare Fro, ok? Non posso biasimarti, è sempre meglio essere prudenti. Vi chiamerò di nuovo quando il piano avanzerà alla prossima fase. Buona fortuna a tutti e due. Beh, allora metticela tutta. È letteralmente il preside. Non ho idea di cosa tu voglia dire, la mia identità è un segreto. Patti chiari, amicizia lunga. Io sono Garof, niente di più, niente di meno. Per ora accontentati di questo. Terribile, terribile. Eccoci in arrivo. Ecco quale reclute, già le vedo. Sono due. Un maschio e una femmina. Un ragazzo e una ragazza. Due studenti. Ehi tu, dove credi di andare? Ferma lì. Noi siamo il Team Star e questa è la base della divisione di tipo buio. Ma forse ci conosci meglio con il nome di Banda Sejin. Mai sentita. Precisamente, e a noi gli intrusi come te non piacciono proprio per niente. No signore. Scusa ma è meglio che fai dietro front e che te ne torni da dove sei venuta. O preferisci che ti convinciamo con le maniere forti? Aspetta un attimo, io ti conosco. Ma tu sei quella lì, vero? Quella che ha dichiarato guerra al Team Star, no? La nostra nemica numero uno. Sono io. E lo ammetti così? Accetta un consiglio. In questi casi è meglio far finta di niente e negare tutto. Sia come sia, di qui non si passa. O te ne torni a casa o ti faccio tornare io a suon di Pokémon. E noi accettiamo la sfida, ovviamente. Ma che insolenza! Quelli come te mi fanno dare di matto. Preparati a sentire l'amaro sapore della sconfitta. Non so se ci avete fatto caso, ma là dietro ci sono dei colori nello stemma. Che vedete? Questi colori qua dietro. Ecco, dopo ve ne faccio notare altri di colori, sempre a tema Team Star. E vi faccio vedere un po' perché. Per quale motivo. Allora, loro sono al 19. Dato che è volante io andrei di Pikachu. Non ci avevo pensato che effettivamente potessero avere Murkrow. Che ok che è buio, ma è anche volante. Tra l'altro il simbolo del Team Star è tagliato da una S in mezzo. Quindi se vi state chiedendo in caso, se dopo ve lo chiederete, il motivo è quello. Oh, Godo, è entrato statico. Facciamo una energy sfera, così, giusto per. Ha solo questo Murkrow però. Mamma mia, che danno. Attacco d'ala, questo lo sento. Bella lì. Attacchiamo prima noi perché è paralizzato e Murkrow non farà altri danni. Mezza vita però ci sta, dai. Abbiamo una buona squadra, equilibrata, giusta, bella, mi piace. E saliamo pure al 17. Beh, deve essere arrivato il momento di calare il sipario. 988 poche dollari. Mamma mia, in questo gioco proprio i soldi te li tirano addosso. Che fastidio! Al resto pensaci tu, ok? Astra la vista. Astra la vista. Ma poi tutti bagnati che sta piovendo. Ma entriamo dentro, dai! Perdonala, è appena entrata nel team. E mi sa che non ha ancora imparato le buone maniere. Beh, io ora me ne torno nella base e vado ad allertare gli altri. Ti avviso, appena entrerai ti attaccheranno in massa. Fossi in te, taglierei la corda. In ogni caso, buona fortuna. Astra la vista.
È terribile sta cosa. Rototo, Rototo? Ti sta chiamando qualcuno? Sei riuscita a eludere la sorveglianza? Facciamo finta di sì. Di fronte a te c'è il covo della banda, Sejin. La divisione buio del Team Star. O Sejin, forse è Sejin. Il loro capo è Romelio, coordinatore del Team Star, nonché compositore della colonna sonora del team. Bella! È un tipo sveglio, Romelio. Presumo che la nostra dichiarazione di guerra non lo abbia scosso più di tanto. Sospetto che il suo piano sia di fiaccarti con ondate di reclute per poi finirti personalmente. Con un tipo come lui è inutile ricorrere a stratagemmi. Meglio una carica frontale. Metticela tutta, manda a capo ai Pokémon delle reclute e cerca di resistere finché non scenderà in campo Romelio. È tempo di dare una batosta alla banda Sejin. Anzi, diciamo Sejin, lo diciamo all'italiana. Quando sarai pronta a dare il via all'incursione, suona il gong. Sono pronto! Vuoi sfidare il Team Star con i primi tre Pokémon? Capito perché ho messo i tre primi Pokémon prima? Eccolo, vedete? Quella è una S. Poi vedete i colori? Sono buio, fuoco, veleno, folletto e lotta. Attenzione, il Team Star predilige un tipo di lotta particolare. Pare la chiamino carica stellare. In breve si mandano in campo più Pokémon contemporaneamente con il pulsante R. Se qualcuno dei tuoi Pokémon finisce KO, torna da me. Mi renderò utile rimettendolo in sesto. E stai attenta. Pare che anche le reclute abbiano degli apparecchi per curarli. Ok. Guarda un po', una sprovveduta ha fatto un'irruzione qui senza sapere dove mettere piede. Forza, buttiamola fuori. Farà bene a tenere a mente quanto è temibile il Team Star. Se riesci a sconfiggere 30 dei nostri Pokémon entro 10 minuti, potresti avere l'onore di incontrare il capo. Quindi abbiamo 10 minuti, massimo, minimo 30. Ce l'hanno appena spiegato. E noi dobbiamo tirare 3 Pokémon a botta. Vedete che stanno comparendo? Quello che abbiamo fatto fuori, in sostanza. Ok. Qua ne sono arrivati altri. Ne stanno arrivando altri. Come vedete ne possiamo tirare un po' fuori. E man mano che li tiriamo fuori fanno strage. Come quello che sto facendo adesso. Ok, buttiamo via questi. Qua ce n'è altri, per esempio. Guarda qua. E così facendo tu ne sconfiggi 30. E una volta sconfitti 30, tra l'altro che non ti droppano nulla, si vede, ti permette di affrontare il capo del team, che in questo caso, essendo la divisione buio, banda Sejin, significa che affronteremo dopo 30 Pokémon Romelio. Ok, meno male che comunque bene o male li one shottiamo. Ci siamo messi molto 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 bene. Però non volevo mandare, ecco, infatti non volevo mandare loro, perché comunque tra una cosa e l'altra fanno malissimo. Vedi, però su Sneasel potrei anche farlo di mandare in lotta. Cerchiamo di... Ok, mandare Starevia. Ok, Mankey non si sa come, attaccato a una vita che non lo vuole, li sta sconfiggendo tutti. Eccoli qua. Quanto ci abbiamo messo? 1 minuto e 27 secondi. Precisi, precisi. Non abbiamo speranze di vincere, corro a chiamare il capo. Ed ecco che adesso farà la sua comparsa il capo. Bellissima la macchina così. Quello è il simbolo del Team Star. Che stile, eh? A stile. Il buon Romelio, capo della divisione buio. Però la nostra intrusa sa farsi notare. Ti chiami Frozen, vero? Io sono Romelio, HDJ Crudelio. Tu chiamami pure come ti pare. Ma direi anche basta con l'intro. È ora di passare dritti all'outro. Metterò su un bel Requiem che faccia da colonna sonora la tua disfatta. Lottiamo allora e diamo inizio a questo party. Ho preparato una compilation di mosse che ti lascerà a bocca aperta. Un Requiem. Sono curioso, eh. Sentiamo la host. Senti un po', che roba. Bella carica, eh. È troppo bella, a me piace troppo. A me piace troppo. E arriva Pawniard, che dovrebbe essere buio, ma anche acciaio o buio lotta. Mi pare fosse buio acciaio.
Ne hai di fegato a dichiarare guerra al Team Star? O forse più che fegato è sconsideratezza. Vediamo se colpo basso. Aerosalto. E io che mi ero preparato col mio fedelissimo Pokémon. Inizia col botto, preparati, la playlist di hit è bella lunga. Ah, la playlist di hit, tranquillo. Ti preoccupare. E qui abbiamo quello che fa al caso nostro. Vediamo Bracciere quanto gli fa. Se è acciaio è super efficace, no? Ok, era acciaio, mi ricordavo bene. Brucialo. Niente scottatura. Allora, sei acciaio. E sei anche buio. Gli acciaio le prendono anche dai terra. Vediamo se senti di più le mosse fisiche che quelle speciali. Quell'aerosalto è brutto però, fa un male boia. Ma facciamo così, allora. È che a me dispiace che manchi non prenda esperienza. Non mi cambia nulla. Però voglio che partecipi alla lotta. Sei sintonizzata sulle frequenze di DJ Crudelio. Apri bene le orecchie, il mio beat ti assorderà. Ferrartigli. Ma quanto male fa? Fa un male boia. È arrivato il momento che tutti aspettavamo, Pikachu. Così prendono un po' di esperienza tutti quanti a rotazione. Allora, elettrococcola, così lo iniziamo un attimo a paralizzare, che non mi sta piacendo molto. Ottimo. Mossa top. Taglio furia. Ah, però. Vabbè, ha pure crittato. Ma mi sembra un po' troppo forte, Un bel crit, qualcosa. Paralizzato. Taglio. No, non missa. Entra comunque taglio furia, devastante. Allora, famo così. Mandiamo Mankey. Purtroppo Pikachu non prenderà esperienza neanche. E neanche il nostro collega Wooper. Ma almeno Mankey, con colpo basso, la chiude. Ok, non ha più energie. Revavroom. Guardate un po'. È il momento di far salire i BPM. Spacchiamo le casse, diamo una svolta a questa battaglia. Prepotenza di Revavroom ci toglie un po' d'attacco. Revavroom in questo caso è di tipo buio. Noi da persone per bene manderemo un attimo Staraptor. Che non è Staraptor ma è Staravia. Magari fosse Staraptor. Il mostro avversario, perché definirlo Pokémon sarebbe un complimento, si chiama Starmobile Sejin, livello 20. Turbo Tenebra. Ah, però. Attacco d'ala. Quanto gli fa? Urlo rabbia mi toglie l'attacco speciale, no? Attacco speciale, sì. Non gli faccio niente. Non gli faccio veramente niente. Voglio provare a usare Pikachu e a paralizzarlo. Se Pikachu è più veloce. Dubito che lo sia, Ma anzi, piuttosto che mandare Pikachu, proviamo a vedere un attimo cosa riesce a fare Floragato. E Floragato intendo Terra Cristallizzato. Terra Crystal e facciamo Fogliame, dai. Tanto alla fine la Starmobile, penso sia italiano comunque Starmobile, dovrebbe essere, cioè sì, forte, ma io sono al 20 e rotti, sono più alto, quindi con lui, con Floragato, dovrei fare molto più danno. Sì, tranquillo, tanto sono attaccante fisico. Vi ho fatto Fogliame, no? Sì. Mossa potenziata. Potenziata si fa per dire, Potenziata si fa per dire. Continuiamo con Fogliame. Ferro strido diminuiva drasticamente la difesa o la velocità. La difesa speciale. Non mi piace sta cosa, Non mi piace sta cosa. Fa un botto di danno lui, me lo sento.
Cioè adesso ho paura di quello che andrà a fare. No, urlo rabbia, no! Madre di Dio. Che male atroce, amico mio. Che male atroce. Allora, facciamo così. Sicuramente lui farà di nuovo o una mossa buio o... però strido. Manchi e lotta, dovrebbe tenerla bene. A boia, a voglia che la tiene. La tiene anche troppo. Facciamo una cosa fatta bene, va. Facciamo una cosa fatta bene. Allora, apriamo Floragato. Apriamo Floragato. Comete. Vediamo l'animazione. Tutto sommato è anche carina come animazione. Tutto sommato ha il suo perché. Porca miseria, non mi aspettavo che fosse così forte. Che ci fosse così tanta differenza, nonostante il livello. Andiamo di nuovo di fogliame. Turbo Tenebra. La spam, Cristo Santo, è una roba impressionante. Ecco qua. A prescindere da quello che succede, dovrei farcela. Turbo Tenebre. Ok. Toglie un quarto di vita, quindi qualsiasi cosa farà adesso, noi abbiamo vinto. Ottimo, ottimo, ottimo. Quindi, però vedi, è bello, c'è la sfida. Stando al livello decisamente più giusto, così col giro che stiamo facendo noi. La super pozione è obbligatoria, praticamente, per non lasciar morire il mio amico Floragato. Romelio del Team Star. Mua. Salutoni. Un po' di esperienza per tutti? Un po' di esperienza per tutti, per favore? Ho faticato come un cane? E questo è quanto. E adesso ci godiamo... una cutscene. Un anno e qualche mese prima. E questo è quanto. Che c'è, Romelio? L'arcicapo voleva il mio parere su un paio di cose. Quindi abbiamo fatto una chiacchierata. E preso ovviamente delle decisioni. Cioè? Beh, tanto per cominciare l'operazione Star e poi il codice di condotta del team. Ultimamente abbiamo avuto un sacco di nuove reclute, no? Quindi pensavamo che sarebbe stato meglio fissare qualche regola, tipo un codice di condotta, ecco. E darai una mano anche tu a stilarlo, vero? Giusto? No, per carità, troppa pressione. Ho iniziato a tirare antipatie dopo che sono diventato rappresentante degli studenti. Sono diventato, insomma, rappresentante come... È diventato rappresentante come la nostra rivale. Quindi... tecnicamente era una brava persona. Quindi andava a scuola. Sapete perché, no? Hai cominciato a imporre una sfilza di regole fastidiose. E quindi sei stato sostituito subito. Veloce, veloce. Non posso che confermare. Un esempio fu il divieto di aver capigliature che una capigliatura che sporgesse più di 3 cm oltre la nuca. Rammento ancora quale vessazione fu. Appunto, è proprio per questo che io, con le regole, non voglio più averci niente a che fare. Non c'è storia, non ci sono portato. Ma sei sempre tu a prenderti cura di tutti i membri del team, Romelio. Infatti non c'è recluta che non si fidi ciecamente di te, mio caro. E poi dai, non sei mica più il Romelio pedante e puntiglioso di prima. Chissà, magari delle regole scritte dal nuovo Romelio non servono poi tutta sta catastrofe. Invero! E va bene, ho capito. Mi avete preso per sfinimento, lo farò. Ho fatto del mio meglio. Ho stilato io stesso il codice di condotta. Lascerò il mio ruolo, come giusto che sia. Questa è la medaglia del mio team. Il simbolo della tua vittoria. Divisione buio del Team Star sconfitta. Il viale della polvere di stelle. C'è un occhio buio al centro più il simbolo del Team Star. Bello, mi piace. E visto che ci sono già, ti do anche una MT da brivido. Ripicca. Il danno inflitto è proporzionato all'attacco dell'avversario. Ok. Ed eccoci quindi alla fine della festa. Devo fare tanto di cappello ai tuoi Pokémon, però uno più forte dell'altro. Hai imparato all'accademia come allenarli e che mossa insegnargli, no? Sì, dai, anche se non è vero. Dimmi un po', come va a scuola? Ti stai divertendo? Sì, credo. Capito. Tu sei Romelio, giusto? Santo cielo, ma che sono quei capelli? Ti ha colpito in faccia la mossa di un Pokémon. Voglio solo fare 4 chiacchiere con te. Ah, sento come l'odore di una gran seccatura. Ma sì, tanto che ho di meglio da fare, spara. Andrò dritto al sodo. Se voi del Team Star continuate su questa strada, verrete tutti espulsi dal primo all'ultimo.
Ma siete ancora in tempo per cambiare le cose. Sciogliete il Team Star e tornate all'Accademia. Ah, di questo volevi parlare. Beh, spiacente. Ma stiamo aspettando una persona. Anche se non sappiamo se tornerà. Un amico, per caso? No, proprio. È il capo più forte che ci sia nel Team Star. Voi allenatori avete la vostra supercampionessa, no? Beh, noi abbiamo il nostro arcicapo. La persona che ci ha radunati e dato vita al team. E dove si trova adesso? Ecco la domanda da un milione di crediti Lega. Non ci sentiamo da un anno e mezzo? Pensavamo che tenendo in piedi il Team Star, prima o poi l'arcicapo si sarebbe fatto sentire. Ma gli insegnanti continuano a insistere per farci lasciare il team. E adesso siete arrivati anche voi due guastafeste. Ma chi lo sa, magari l'arcicapo ci ha davvero abbandonati. D'altronde una volta aveva pure detto di voler sciogliere il team. Fammi capire, quindi l'arcicapo e il Team Star sono davvero così importanti per te? Importanti? Puoi dirlo forte. Per dirla come la dite voi dell'Accademia, sono il mio tesoro. Ed ecco qua la S del Team Star con, come vi dicevo prima, i tipi. Buio, fuoco, veleno, folletto, lotta. Io avrei invertito fuoco e lotta perché i colori sono diversissimi. Cioè fuoco è rosso, non arancione. Stranissimo. Oh, ci sta chiamando qualcuno. Frozen, mi è giunta voce che Romelio non è più in possesso della sua medaglia team. Immagino che l'abbia consegnata a te. Capisco. Senza il suo capo, la banda Sejin ha le ore contate. Romelio. Scusami, pensavo ad alta voce. Come promesso, ti invio le ricompense che ti spettano. Oh, boia, 5.000. Tantissimi, eh. E possiamo creare pure più MT. Ho aumentato la quantità di MT che puoi creare con la macchina MT. Grazie a queste nuove mosse dovresti riuscire a potenziare ulteriormente i tuoi Pokémon. Hai svolto un ottimo lavoro là fuori. I materiali per creare le nuove MT ti verranno consegnati dalla mia caposquadra ai rifornimenti. Considerala una ricompensa aggiuntiva. Oh, eccola qui. È tornata Penny. Ciao, sono Penny della squadra rifornimenti. Sicuramente ti sarai dimenticata di me, ma mi hai dato una mano tempo fa. Di fronte all'entrata della scuola. Mi ricordo, contro il Team Star. Ah, ok. Ho deciso di dare una mano con l'operazione, è per la mia ricerca di tesori. Sarò dietro le quinte, visto che le mie specialità sono i macchinari, l'hacking e cose così. E insomma, tieni, questa è una ricompensa aggiuntiva da parte di Cassiopea. Un sacco di materiali. Potrei usarli per creare MT a volontà. Cassiopea mi ha detto di consegnarti delle ricompense ogni volta che sconfiggerai un capo. Un capo del Team Star, ovviamente. Ho sentito che i tuoi Pokémon sono ossi duri anche quando lottano per conto loro. Se sono così forti non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ti rimangono ancora 4 capibanda da sconfiggere. Beh, buona fortuna. Sarà una bella avventura arrivare fino alla fine, eh. Però stiamo procedendo veramente a cannone. Veramente, veramente a cannone. Guarda quanti Pokémon carini però che ci sono qua. C'è anche Swablu. Poi di notte non so perché ha sempre un certo fascino giocare a Pokémon. Vedere comunque le ambientazioni. Ha sempre il suo fascino, sì. Difesa speciale X. Top. E niente, raga. Questo era quanto. Questo è, insomma, l'episodio. Come dicevo, comunque facciamo una piccola capatina in questa città. Sia perché ovviamente voglio curarmi Pokémon. Sia per avere ovviamente il fast travel per quando ci servirà questa città. Perché qua sopra c'è un capo palestra. Ed è un capo palestra anche bello importante, vi dirò. Farò alcuni riferimenti che a me sono piaciuti tantissimo. Quindi starete a vedere. Detto questo, quindi, vi aspetto nel prossimo episodio e ci aspettano veramente delle avventure pazzesche. Cercherò di far raggiungere tutta la squadra, a tutta la squadra il 21, escluso ovviamente lo starter che sarà per forza di cose di livello più alto. Tra l'altro ci fanno vedere le comparse massicce. Vabbè, alla prossima.